via da pochi minuti Milan Roma, il risultato è completamente proprio un po' netto, un po' bugiardo, perché alla fine hanno giocato entrambe le squadre, forse Milan pure ha meritato qualcosa, ma alla fine Milan Roma al secondo tempo come svegliata dall'incubo, come clamoroso. Ma pure sta cosa, guardavo pure dalla Roma che cade, che sembra il solito classico 4-3, 4-3-1 impostato qualche volta, poi spostata la difesa a 3-4-3, la Roma, detto anche di Francesco, non è più solida a livello difensivo, la compattezza proprio scandalosa. E poi due gol annullati, VAR review, la VAR che ha fatto il frutto suo, al Milan diciamo che alla fine ha sfruttato quasi l'occasione, anche se qualche azione vagheggiata a destra e sinistra l'aveva anche sprecata il Milan, anche la Roma, però la Roma non era fluida nei movimenti, poi come ha messo Sandone, ma pure Kluivert, come cazzo fai a lasciarla fuori a destra e sinistra, però pure la Roma si deve giocare con Pastore, porca puttana, che cazzo, è sempre chi è il discorso. E Pastore è un trequartista che va messo dietro le punte, tipo un 4-3-1-2, 4-3-2-1, accompagnato dalla seconda punta al fare il trequartista, non può giocare un 4-3-4-3, Pastore esterno, mezzala, esterno attacco, quello che là alla fine a Roma l'occasione l'ha pure avuto con Dzeko, Schick col gol di Zozia, là da destra e sinistra, alla fine uno e mia ne colla nulla di guaino con Olsen che si sa mezza papera, si sa il decino tra Scini, Scini che cazzo fa, che le pagli la palla, la chiappa ti sbutta avanti, ecco la differenza sostanziale e abissale tra Alisson e Olsen, che Alisson porca puttana sceva di convinto, decisa, sparava tutto, si buttava i mobili, la santissima, la televisione che in modo geografico, in modo da dire così, si portava tutto a presa, che se invece Olsen è deciso fino all'ultimo momento, esci, non esci, come cazzo si fa, ma che cazzo stava a vedere la convenzione tricolore, stava a vedere la cosa, la Coppa di Serie D, di Serie C, ma che cazzo è, ma anche a livello di vettadisco si vedono queste cazzate. Comunque Germina diciamo l'aveva Cutrone, andava Cutrone sempre bomber degli ultimi minuti, alla fine si è giocata, è entrata assegnato, però comunque sia troppe sbavature pure della Roma a livello difensivo, che fino all'inizio con la prima partita, altre partite era stato beccabile, poi a fare comunque, cari ce l'avete fatto, ma al prossimo video voi.